And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
su RadioRomaFutura.it e non siamo riusciti a trovare il Presidente del Consiglio Antonio Pietrosatti. Con noi però c'è Maura Lottia. Ciao Maura. Ciao a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Allora, beh, insomma, Maura la conoscete, consigliera del Municipio Roma 5 del Partito Democratico, Presidente della Commissione Lavori pubblici e mobilità, nonché conduttrice insieme a Antonella Dolcemaspolo del Cilindro Rosa, che va in onda tutti i lunedì sera quando loro si ricordano di andare in onda. Non è che noi non ci ricordiamo, noi abbiamo purtroppo avuto degli impegni e abbiamo saltato una puntata. Stavo scherzando. Sì, no, sì. Non era per fare polemica con te, ma con Antonella. Allora, ciao Antonella, che salutiamo. La salutiamo. Sì. Allora, senti Maura, dimmi. Questa settimana è stata la risposta del segretario generale che vi dà totalmente ragione sul rifacimento delle commissioni che avete fatto qualche tre settimane fa. Esatto, se non erro, esatto. No? Ecco, anche qui sempre perché, come dicevamo prima con Alessandro, insomma, nella maggioranza del Partito Democratico è sempre questa storia tra unionisti e confederati, tra nordisti e sudisti, però insomma i sudisti oramai la guerra l'hanno persa. Storicamente è stata già persa, sì, però c'è qualcuno che vuole ripetere l'esperienza. Come dice Rosi, insomma, noi lo facciamo per abolire la schiavitù, l'importante è che sia abolita la schiavitù. Certo. E ci racconti però, vediamo un comunicato che abbiamo anche postato noi come Radio Roma Futura, diciamo di
questa volta non sono i capogruppo, ma sono i consiglieri di tutta maggioranza. La maggioranza. Ecco, tutta la maggioranza no, perché manca quasi tutta la maggioranza, esatto, specifichiamo. I soliti noti. I confederati, esatto. Le giubbe grigie. Allora, allora faccio un piccolo passo indietro. Le commissioni erano state rimodulate per garantire a tutti in maniera democratica la partecipazione all'interno delle commissioni in base agli argomenti di preferenza e anche alle competenze. Perché ci sono state delle surroghe, quindi i consiglieri erano entrati dopo, non avevano potuto scegliere. Un consigliere dall'opposizione è passata alla maggioranza e quindi insomma si erano create anche delle disparità di numeri all'interno delle commissioni stesse. Quindi si è pensato in maniera molto democratica di rifarle proprio per dar la possibilità a tutti e di rispettare anche la proporzione fra maggioranza e opposizione, anche per rispettare i colleghi dell'opposizione. Certo. Questa cosa ai sudisti, come dici tu, non è andata bene. I confederati non è andata a genio e due esponenti del Partito Democratico si sono accordate con la lista Ledanno, la lista civica Ledanno, sì. Ed hanno scritto al segretariato per chiedere la legittimità di questo atto di consiglio. Premetto, il regolamento e lo statuto di Roma Capitale dice che le decisioni del consiglio sono sovrane, purché rispettino comunque i regolamenti. Quindi siccome noi non siamo degli sprovveduti o comunque delle persone poco chiare, abbiamo studiato il regolamento, ma questo quando ci siamo insediati, e lo abbiamo messo in pratica. E non è andato giù. In più, all'interno di quel quesito si faceva espressa richiesta, menzione al fatto che noi volessimo percepire dei rimborsi maggiori. Ah, ecco. Mi stupisce che consiglieri che sono lì da un anno e mezzo non sanno che c'è un fisso, che comunque io posso partecipare anche a 10 commissioni, ma sempre quel rimborso percepiamo. Certo. Il segretariato ha risposto dando sia ragione alla scelta del consiglio, definendola comunque una scelta democratica, che è stata consona al rispetto di tutti i regolamenti, non solo quello municipale ma anche quello capitolino, e ha anche espresso il suo parere rispetto proprio a questa ultima faccenda. Noi non stiamo rubando denaro a nessun cittadino. Come ho già ribadito, possiamo essere membri di una o al massimo tre commissioni, sempre 15 gettoni, cioè sempre 15 presenze alla fine del mese ci vengono retribuite. Ci sono consiglieri che per amore del proprio lavoro fanno anche 26, 25, 20, 23 presenze in un mese all'interno delle commissioni. Quindi allo scadere delle 15 tutte le altre lo fanno in maniera gratuita. Io personalmente sono una di quelle che ogni mese fa 23 presenze. Non lo faccio per il gettone, non mi serve per nessun altro tipo di discorso, lo faccio perché voglio essere presente per mettermi sul punto, sugli argomenti. Ma anche perché se hai preso un impegno, insomma. Esatto, voglio rispettarlo al meglio. Appunto. Quindi noi siamo soddisfatti di questo risultato. Io vorrei anche far presente che il nostro ufficio di consiglio, quindi i nostri assistenti all'ufficio consiglio, scusate, ci hanno supportati in questi momenti in maniera egregia. Avevano già fatto presente ai consiglieri che comunque avevamo rispettato tutti i regolamenti. Probabilmente questi consiglieri non hanno fiducia neanche nei nostri amministrativi e quindi sono andati a scomodare il segretariato generale di Roma. Però alla fine, come se non avesse nulla da cui controllare. Esatto. Nulla da fare e da controllare. No, ma la cosa che posso fare è vai. Maura, perché io in realtà non ho capito una questione. Dimmi. Comunque, questo atto...